Prego i colleghi di prendere posto. Buongiorno a tutte e a tutti. Diamo inizio a questa sessione del Consiglio regionale. Come è noto, i lavori inizieranno con le interrogazioni a risposta immediata. Ricordo che gli interroganti hanno a disposizione 2 minuti per illustrare l'atto. La Giunta, con un suo delegato, risponde per un massimo di 3 minuti. L'interrogante ha poi diritto di replica per al massimo 1 minuto. Chiamo l'oggetto numero 210, motivazioni della mancata erogazione degli stipendi di febbraio ai dipendenti della ex comunità montana Trasimeno Medio Tevere, modalità previste per una sollecita liquidazione dei medesimi stipendi. Interroga il consigliere Lignani Marchesani, risponderà poi per la Giunta l'assessore Cecchini. Prego, consigliere Lignani. Grazie Presidente. Questa interrogazione risale allo scorso 9 marzo, quindi do atto che abbiamo una risposta abbastanza celere, ma paradosso che in questi giorni abbiamo avuto anche una situazione che si è evoluta anche attraverso l'assestamento di bilancio. Il problema è noto, i dipendenti della comunità montana Monti del Trasimeno non hanno avuto erogato lo stipendio di febbraio, stanno rischiando, anzi è assai probabile che non avranno neanche quello di marzo, per problemi connessi all'indebitamento della comunità montana stessa nei confronti del tesoriere, una nota banca di livello nazionale a cui non intendo fare pubblicità in questa sede, ma con conseguenze non solo legate agli stipendi pur gravi dei lavoratori, ma anche con gravi problematiche per poter pagare progetti legati a fondi comunitari, con il rischio che opere fatte, professionisti che hanno prestato la loro opera, tipografie che hanno stampato, non si vedono riconosciute il loro lavoro, e con il rischio che oltre al danno ci sia anche la beffa, perché se questi fondi non vengono spesi, come è noto, dovrebbero anche essere restituiti. Allora, Assessore Cecchini, la domanda non è tanto la situazione, perché come vede è conosciuta, l'abbiamo sviscerata, ma alla luce dell'assestamento, del collegato alla finanziaria all'articolo 2, e mi auguro di un ulteriore emendamento che potrebbe essere fatto nell'imminenza, nell'atto delle province, se possono essere messi in sicurezza non tanto e non solo gli stipendi futuri, ma anche quelli di febbraio e di marzo, che rischiano invece di andare alle calende greche, e soprattutto anche se questi progetti non onorati da parte della comunità montana potranno essere pagati attraverso appunto l'acquisto di beni della comunità montana stessa. Grazie. Grazie consigliere, la parola per la risposta della Giunta all'assessore Cecchini. Prego assessore. Buongiorno, come diceva il consigliere Lignani, oggi possiamo dire che In seguito alla giornata di ieri, che ha visto l'approvazione del bilancio del collegato alla finanziaria, che il problema comunità montana del Trasimeno sta ritornando in un percorso abbastanza naturale, nel senso che con l'approvazione del bilancio e quindi del collegato abbiamo previsto un importo di 6 milioni e mezzo di euro per l'acquisizione di beni proprietà della comunità montana, quindi di beni di aree boscate, di aree di pregio, e con un altro passaggio abbiamo previsto il passaggio dei dipendenti della comunità montana del Trasimeno, che sono rimasti in 16 sotto la comunità montana dell'Alta Umbria. Questo per evitare che proprio legate alle operazioni di cassa con la tesoreria ci possano essere problematiche nella erogazione degli stipendi. Quindi per il personale dipendente dall'ex comunità montana del Trasimeno non ci saranno problemi nei prossimi mesi. Questo
lo sapevano bene gli impiegati che abbiamo incontrato anche attraverso le rappresentanze sindacali in questi mesi, chiedendo loro di avere la pazienza e il tempo necessario di consumare i passaggi in Consiglio regionale. Naturalmente dei piani di liquidazione delle comunità montane, la problematica maggiore era legata al piano di liquidazione della comunità montana del Trasimeno, questo non tanto perché non ci fosse beni immobili e anche attrezzature che dessero la possibilità di avere un attivo nel mettere insieme passività ed attività. La verità è che la tesoreria non ha riconosciuto e non riconosceva, appunto, non ha più riconosciuto il limite che aveva posto per fare l'operazione alla comunità montana nei beni immobili, e questo ci ha messo nelle condizioni di non poter pagare e erogare correttamente gli stipendi, perché le risorse per gli stipendi la Regione dell'Umbria ce l'ha sempre avuto, il problema è che la tesoreria li tratteneva per sé. Quindi con questa operazione di acquisizione del patrimonio si rimette, non dico in sintonia, ma la gran parte delle problematiche sono sistemate. Naturalmente ci sono in corso alienazioni per relative ad altri beni della comunità montana, e ci sono in corso procedure che appunto vogliono portare fuori dalla fase complicata questa comunità montana, così pure quella l'ONAT, anche se per l'ONAT il problema era molto più dimensionato, e in questo caso infatti negli ultimi giorni abbiamo proceduto a risolvere le problematiche per fare in modo che anche gli stipendi di quella comunità montana fossero erogati. Comunque nello specifico diciamo che è all'interno di un percorso ben preciso l'attività di questo ente, e confidiamo che non solo i dipendenti possono avere il loro stipendio, ma che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sarà messa in sicurezza anche la possibilità di dar conto a quei fornitori che giustamente hanno diritto di avere le loro risorse. Grazie Assessore, per una breve replica la parola al Consigliere Lignani, prego. Sì, grazie Presidente. Assessore, non sono soddisfatto perché lei ha rifatto la cronistoria che conoscevamo, sicuramente do atto della sua competenza, della sua conoscenza del problema, ma ci sono situazioni inerenti, da un lato i servizi che i lavoratori prestavano e che negli ultimi mesi non sono stati in grado di fare, perché addirittura macchine bloccate, assicurazioni senza la scadute, quindi la possibilità neanche di poter girare con la macchina della comunità montana stessa. Il problema non è gli stipendi futuri, che do atto che questo problema è stato risolto con l'assestamento di bilancio, ma sono questi due stipendi di febbraio e di marzo e soprattutto appunto la questione fornitori. Il problema è che questa situazione verrà risolta esclusivamente quando saranno sbloccati i soldi all'interno della cassa del tesoriere. Quindi questo non può avvenire nell'immediato, almeno ho questa impressione, perché ci dovrà essere questa procedura di alienazione dei beni, la regione che compra questi beni, e soprattutto ho la vaga impressione che la regione debba trovare risorse che non ha, vista la rigidità del bilancio che abbiamo analizzato ieri, attraverso la parte residuale di ricorso al mercato che ha fatto, secondo me in maniera improvvida, di 16 milioni, 11 per il cofinanziamento comunitario, 5 non si sa dove, ho l'impressione che vada in questa direzione. Ho l'impressione, concludo veramente, che gli stipendi di febbraio e di marzo ci vorrà tempo perché i lavoratori li possano riscuotere, e soprattutto il rischio che senza una celere erogazione dei fornitori i soldi concludo Presidente, destinati a progetti comunitari debbano essere rinviati indietro con grave nocumento dei fornitori ma anche della Regione stessa. Ovviamente mi auguro di sbagliare, monitoreremo in questi ultimi mesi di legislatura. Grazie. Grazie Consigliere. Chiamo l'oggetto 208, piano di ristrutturazione approvato dall'Enel Infrastrutture e Reti, iniziative della Giunta al fine di affrontare ed assorbire le criticità connesse alla chiusura della centrale termoelettrica di Bastardo. Interroga il consigliere Zaffini, risponde per la Giunta l'assessore Rometti. Pregherei però
i consiglieri di consentire un svolgimento ordinato. Consigliere Dottorini, per cortesia. Altrimenti è complicato, se non facciamo silenzio, per gli interroganti poter svolgere il proprio intervento. Prego, consigliere Zaffini. Grazie Presidente. Colleghi, l'interrogazione verte sulle iniziative che la Giunta regionale intende intraprendere a seguito della annunciata chiusura della centrale Enel di Bastardo. In particolare ci rendono preoccupati gli accadimenti relativi al livello occupazionale, che sono circa 100 addetti rimasti, residui, oltre al vasto indotto economico in tema di trasporti, in tema di manutenzioni. Quello che poi preme di più è se esiste una programmazione per la bonifica e la riambientalizzazione di un sito che ha visto presente un impianto industriale di così ampio impatto ambientale, come ad esempio l'area dello stoccaggio delle polveri di carbone. Ricordo che il sito industriale è al centro dell'area di pregio della DOC del Sagrantino, e quindi questo terzo punto di preoccupazione ci interessa particolarmente. Ecco, sapere che cosa la Giunta regionale, quali sono le azioni che intende intraprendere in virtù di questa vera e propria emergenza. Grazie consigliere, per la Giunta risponde l'assessore Rometti. Prego assessore. La centrale di Bastardo, vuoi per interventi non fatti sul versante del adeguamento per quel che riguarda il rispetto delle norme ambientali, vuoi perché non rientra più nella strategia nazionale di Enel per quel che riguarda l'approvvigionamento e la produzione di energia elettrica, è all'interno dei 23 siti che Enel ha deciso di dismettere nei prossimi anni nel nostro Paese. Da questo noi abbiamo da tempo, direi, come dire, cominciato a pensare a cosa è necessario fare per far sì che questo, diciamo, insediamento possa avere anche un futuro compatibilmente con quelle che sono anche, diciamo, la vocazione, le dinamiche di sviluppo che quel territorio ha assunto. E nell'incontro che abbiamo avuto a ottobre con la Presidente Marini, con l'amministratore Starace, dove appunto all'ordine del giorno c'era questo tema, decidemmo di insediare un tavolo comune Enel-Regione per affrontare, Enel-Regione e Comuni, per affrontare, diciamo, questa prospettiva. L'Enel si è impegnata con noi a fornire un'ipotesi o più ipotesi di riconversione, prima di pensare a una dismissione tout court e a una sua intervento quindi di bonifica e quello che è necessario. Enel sta ipotizzando anche se c'è anche la possibilità di, diciamo, coinvolgere su questo progetto magari anche energie e risorse del nostro territorio, pensare a una possibile riconversione di questo insediamento. Si è impegnata con noi a fornire qualche ipotesi nel giro, era stata annunciata la data di aprile, maggio, ma insomma in tempi molto stretti. Enel fornirà, attraverso peraltro studi ad hoc che sta facendo anche con agenzie specializzate del settore, a fornire a noi, alla Regione e quindi al sistema della comunità regionale, compresi i comuni, ipotesi per poter guardare a una possibile riconversione di questo sito. Quindi noi siamo dentro questo percorso, lo stiamo seguendo, c'è un impegno diretto da parte nostra, c'è il coinvolgimento dei sindacati che ho incontrato anche recentemente, e quindi ecco, cercheremo quanto prima di costruire insieme l'ipotesi che, diciamo, più può essere coerente con quelle che è, diciamo, il sito, la zona, le risorse, le disponibilità che si potranno coinvolgere. Grazie assessore, prego consigliere Zaffini, a un minuto per la replica. Grazie Presidente, il problema è serio,
e non trova riscontro nella altrettanta serietà dell'atteggiamento dell'amministrazione regionale. Come sempre andiamo a rincorrere i problemi, la centrale Enel di Bastardo da anni è fuori produzione, gli investimenti da parte di Enel sono fermi da quando la regione e le amministrazioni locali rifiutarono la riconversione parziale a biomasse di quell'impianto. Oggi dire aspettiamo da Enel delle proposte sulla riconversione dell'impianto, aspettiamo la convocazione di un tavolo che da ottobre è stato promesso e non è mai stato convocato, significa come sempre agire, non è mai stato riunito questo tavolo. Se è stato riunito, allora assessore ha avuto modo di rispondere. Prego, consigliere. È stato riunito il tavolo, di a che cosa è servito questo tavolo? Come sempre siamo nel campo delle promesse, tanto che l'assessore Rometti viene ribattezzato in occasione di questa campagna elettorale assessore Prometti. Grazie. Chiamo l'oggetto numero 217, Teatro Lirico Sperimentale Belli di Spoleto, intendimenti della Giunta ai fini del ripristino dei finanziamenti per il mantenimento dell'istituzione. Per cortesia, colleghi, e per la salvaguardia dei posti di lavoro del suo personale, interroga il consigliere Cintioli, risponderà l'assessore Bracco. Se ci sono altre discussioni da fare, io invito i colleghi che intendono farle a farle altrove. Prego, consigliere Cintioli. Grazie Presidente. Con questa interrogazione cerchiamo di affrontare il grave problema economico in cui in questi mesi si sta trovando il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Ricordare l'importanza del Teatro Lirico, quello che ha fatto nella nostra regione, anche a livello nazionale, con tutte le iniziative, le manifestazioni, credo che sia superfluo. Il problema invece nasce da alcune purtroppo situazioni di carattere contabile che in queste settimane stanno mettendo a rischio non soltanto l'attività stessa del Teatro Lirico, ma anche diciamo in qualche modo la sopravvivenza di circa 100 lavoratori con contratti tra l'altro a tempo determinato che annualmente prestano la loro attività con il Lirico Sperimentale. Il tutto nasce innanzitutto da un'iniziativa presa dalla provincia di Perugia che in base anche alla legge nazionale è uscita dalla Lirico Sperimentale facendo venir meno un contributo sostanzioso legato all'attività che il Lirico annualmente svolge, ma anche e soprattutto rispetto a un impegno che si era preso con altri enti, Comune e Regione. Devo qui ricordare che la Regione tra l'altro ha mantenuto i suoi impegni perché ha addirittura pagato l'intera quota parte del mutuo che il Lirico Sperimentale aveva contratto con la Banca Popolare di Spoleto. Diciamo però la provincia oggi, notizia di poche settimane fa, con una sua lettera ha motivato il suo recesso, ma insieme al venir meno dei contributi della provincia di Perugia ci sono anche iniziative prese dalla Banca Popolare di Spoleto e credo ad oggi ancora dalle casse dell'Umbria che fanno venir meno anche i loro contributi. Ebbene, tutto questo comporta anche un rischio di una riduzione dei finanziamenti da parte del Ministero dei Beni Culturali e questo minerebbe in maniera fondamentale l'attività del Teatro Lirico. Con questa interrogazione io chiedo alla Giunta regionale come intende in qualche modo attivarsi almeno per ripristinare i finanziamenti legati al pagamento delle rate del mutuo e soprattutto come poter mantenere questa importante attività del Lirico Sperimentale di Spoleto. Grazie. Grazie consigliere, per la Giunta risponde l'assessore Bracco. Prego assessore. Sì, grazie Presidente, io ringrazio il consigliere Cintioli per questa interrogazione che ci consente di affrontare più in generale una questione che in Umbria sta divenendo rilevante. Cioè la riforma delle province, parto da questo, ha comportato, io non do un giudizio personale e di valore, quindi ha comunque comportato che la provincia, perlomeno la provincia di Perugia, si stia ritirando da tutti i soggetti culturali dei quali ha in qualche modo contribuito a supportare negli anni passati. Questo vale per il Lirico, vale per il Festival dei Due Mondi, vale per il Festival delle Nazioni, vale per l'Accademia di Belle Arti, vale per il Conservatorio di Musica, vale
per Umbria Jazz, Teatro Stabile e quant'altro. Ora, siccome, come è noto, nel fare la riforma delle province non si sono trasferite le risorse sottratte alle province alle regioni, e quindi alla regione, anzi contestualmente si sono ridotte le risorse della regione, questo è un tema politico più generale che dobbiamo stare attenti a manovrare con delicatezza, perché se lo manovriamo male può diventare, no, cioè, un pericoloso boomerang. Cioè a dire, non si può trasferire sulla regione ed esclusivamente sulla regione quello che viene a mancare per il venir meno delle province e per l'atteggiamento del governo. Ora, per quanto riguarda il lirico sperimentale, noi abbiamo sempre riconosciuto l'importanza e il valore del lirico, tanto è vero che abbiamo contribuito sempre in maniera consistente. Il mutuo a cui si allude nel momento in cui è stato stipulato, la Regione lo onorerò, diciamo, ma la mattina qualche volta uno si impiccia, cioè, lo onerò per l'intera somma. E in questi anni, io vi do solo due dati, nel 2013 la Regione ha dato al Lirico 108.600 euro dalla legge 17 per le attività culturali e 149.000 euro per le attività di formazione professionale. Nel 2014 ha dato 120.000 euro per le attività culturali, cioè per gli spettacoli, e ha deliberato una cifra di 388.000 euro, parte dei quali circa 308.000 nel 2014 e una parte residua di circa 95.000 per il 2015, cioè sulla formazione professionale, a dimostrare che la Regione ha fatto grandi sforzi per sostenere il lirico, data l'importanza che al lirico si attribuisce. Allora, assessore, concluda. Posso dire in conclusione che, prendendo atto della situazione di difficoltà che si sta determinando per le ragioni che presenti nell'interrogazione del consigliere Centioli, la Regione cercherà in ogni modo, no, cioè, di trovare nelle forme varie, sia del sostegno diretto alle manifestazioni culturali, artistiche, sia nel sostegno alla formazione artistica, all'alta formazione artistica, sia nel rapporto col Ministero, no, cioè, di cercare di risolvere queste difficoltà e di stare vicino al lirico, no, cioè, perché possa uscire da una situazione che oggettivamente lo sta stringendo e mettendo in seria difficoltà. Grazie assessore, per una breve replica la parola al consigliere Centioli. Io prendo atto con soddisfazione soprattutto delle ultime affermazioni dell'assessore Bracco, al quale riconosco grande attenzione per le attività culturali della nostra regione, e devo dire anche per la sua vicinanza sia al lirico sperimentale, ma lo ricordava prima, anche per il Festival dei Due Mondi. Concordo anch'io sul fatto che la Regione in questi anni ha provveduto a onorare il suo impegno pagando in anticipo tutte quante le rate del mutuo. Prendo atto con soddisfazione l'impegno che lui si è preso nel chiedere un incontro al Ministero. Chiedo soltanto una cosa: se può, in questi anche giorni, in queste settimane, convocare anche un tavolo, anche con le istituzioni bancarie, con gli altri soggetti, perché nel frattempo tutti quanti insieme possano mettere in atto azioni concrete alla tutela e salvaguardia dell'irrigo sperimentale. Grazie. Grazie consigliere. Chiamo l'oggetto numero 219, situazione di emergenza della sicurezza nella città di Terni, indignazione della cittadinanza dopo l'omicidio di David Raggi, misure della Giunta a riguardo, interroga il consigliere Nevi. Risponderà per la Giunta l'assessore Paparelli. Consigliere Monni, la prego. Prego, consigliere Nevi. Grazie, Presidente, ma la questione è purtroppo arcinota. Nella città di Terni, negli ultimi giorni, a seguito dell'omicidio del povero ragazzo davanti a un pub nella centralissima Piazza del Leone, si è generata grande preoccupazione nella popolazione. A questo sono seguite anche
un'altra serie di fatti abbastanza inquietanti, e da ultimo il tentativo di rapina presso una gioielleria cittadina. Allora, noi avremmo voluto discutere di questa cosa in un consiglio regionale ad hoc sulla sicurezza. Da anni chiediamo alla Regione di cambiare impostazione rispetto a sostanziale, diciamo, disinteresse verso questo argomento e questo tema. Abbiamo anche proposto alla Giunta regionale in passato e anche in questa legislatura di modificare la legge sulla sicurezza dei cittadini e la legge sulla polizia municipale e la polizia locale per consentire che questi corpi riescano a cambiare anche la loro identità e la loro natura e diventare dei corpi al servizio degli altri corpi di polizia, carabinieri finanza nella gestione della sicurezza della città. Abbiamo anche visto con piacere che nelle ultime ore anche il Comune di Terni finalmente si sta muovendo, ma noi oggi vorremmo capire dalla Giunta regionale e dall'assessore regionale quali misure e attenzioni concrete, a parte le parole, diciamo, di cui sono pieni i giornali e anche i convegni, intende adottare per affrontare in maniera veramente adeguata questa emergenza sicurezza che ha investito una città tradizionalmente più tranquilla e meno sotto i riflettori da questo punto di vista. Chiudo dicendo che questo intervento sarebbe auspicabile anche alla luce dei dati che purtroppo arrivano dagli più importanti istituti statistici che vedono la città di Terni continua discesa, diciamo, nella graduatoria delle città più sicure del nostro paese, soprattutto soprattutto per quanto riguarda i furti negli appartamenti, che sono, come l'assessore sa, un odioso evento criminale. Grazie. Grazie consigliere, per la giunta la parola all'assessore Paparelli. Prego assessore. Sì, grazie presidente. Ringrazio il consigliere Nevi di questa interrogazione perché mi consente di allacciarmi al fatto che il Consiglio Comunale di Terni su questo tema, dovremmo dare l'esempio, ha prodotto un atto unitario e gran parte di quelle risorse cui si fa riferimento in quell'atto unitario sono risorse che la Regione ha messo a disposizione di quanto contenuto in quell'atto, attraverso in primo luogo la sottoscrizione del patto Terni Sicura, che ha sostituito a 14 anni di distanza il protocollo del 2001 Terni città accogliente e sicura. Con il patto sottoscritto ovviamente ci si propone il miglioramento della collaborazione operativa dei servizi di vigilanza e controllo sul territorio, l'attivazione di iniziative comuni per sostenere la formazione e l'aggiornamento delle forze di polizia, la promozione di una collaborazione istituzionale a 360 gradi. In particolare noi abbiamo previsto risorse nel patto per concorrere con le risorse della legge 13 a favore e altre ovviamente risorse a favore delle spese relative alla sicurezza per gli esercizi commerciali. Le stesse misure sono contenute ormai in tutti i bandi, compreso quello in corso di emanazione per bar e ristoranti e per quello che riguarda i centri storici di Terni e di Perugia relativo ai centri commerciali naturali, cui si potrà attingere anche in tema di sicurezza. Con la partecipazione e il finanziamento alla Fondazione Umbria contro l'usura, col progetto Umbria Network Antiviolenza Umbra, con il telefono donna del Centro Pari Opportunità della Regione e con gli interventi di prevenzione sociale sui temi correlati. E da ultimo con la concessione a titolo gratuito, così come previsto nell'ambito dei patti dalla normativa nazionale, di autovetture regionali dismesse alle forze di polizia. Il patto Terni Sicura riguarda tra l'altro interventi relativi al degrado urbano, alla prevenzione e al contrasto di alcune situazioni che ho ricordato, rafforzamento del coordinamento tra le forze di polizia, comprese le polizie locali, il potenziamento delle reti di illuminazione pubblica, della polizia di prossimità e, come dicevo prima, l'attività di contrasto alla criminalità economica.
In questo senso 30.000 euro di residui degli anni passati verranno messi a disposizione per la ripulitura dei muri, dai muri della città, di tutte le scritte che sono oggetto di degrado urbano. Sono state messe a disposizione in un progetto complessivo di 84.000 euro, 50.000 euro di cofinanziamento relativi alla costituzione di un'unità di vigilanza operativa presente nelle situazioni di disagio, marginalità e prostituzione, e per l'implementazione e il ripristino dell'impianto, del completamento degli impianti di videosorveglianza. Assessore, sui quali... per favore concluda. Di videosorveglianza. Poi abbiamo messo a disposizione le risorse relative alle vittime dei reati di cui l'articolo 6,1 della legge regionale 13 e le ulteriori risorse previste in bilancio 2015 per circa 56.000 euro per indicazioni che dovranno venire dal tavolo di coordinamento del patto per la sicurezza. Tutte queste risorse costituiscono l'impianto del documento che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Terni per affrontare talune questioni che riteniamo importanti. Grazie Assessore, per una breve replica il Consigliere Nevi. Forse anche l'imminente scadenza elettorale ha consigliato alla Giunta regionale di cambiare un po' atteggiamento rispetto al passato e cercare di trovare qualche euro da mettere a disposizione per aiutare i comuni a contrastare questi gravissimi problemi. Ecco, per ora sono parole. Io spero, tra l'altro, se mi consente una battuta, Assessore, che i 30.000 euro per la ripulitura dei muri non siano stati messi quando a Terni è comparsa la scritta su un palazzo ben in vista Partito Democratico uguale corruzione. Ecco, spero che non sia stato questo a far scattare, diciamo così, questa operazione di ripulitura dei muri della città, ma che consideriamo una cosa invece molto importante. Ma certamente io penso che la Regione dovrebbe fare cose molto più importanti e mettere a disposizione finanziamenti veri e reali per fare in modo che si possa finalmente costruire una gestione integrata del territorio con i comuni, con le forze di polizia e quant'altro. Io spero che non serva un omicidio in pieno centro storico, un altro omicidio in pieno centro storico, per finalmente decidersi a cambiare passo su questo tema. Grazie. Grazie consigliere. Chiamo l'oggetto 183, intendimenti della Giunta riguardo alla necessità che venga riattivato il progetto di effettuazione di indagine epidemiologica riguardante la città di Gubbio, la Conca Eugubina. Interroga il consigliere Goracci, risponderà la Presidente Marini. Prego consigliere. Grazie Presidente. Onorevole Presidente Marini, questa interrogazione è datata, ma purtroppo è sempre attuale. Per ragioni di tempo e di opportunità non la tedio sulle vicende eugubine, sulla sua situazione politica, che comunque a lei è nota da tempo. Il senso di questa interrogazione era di sollecitare la sua attenzione per la sua autorevolezza e anche il ruolo che ha in questa fase, l'aveva anche allora, nel mondo della sanità, per far sì che un progetto, un percorso che era partito 4-5 anni fa, di una forma, non so se il termine è tecnicamente il più appropriato, però se una forma di indagine per sapere se determinate malattie che a Gubbio, tecnicamente è la Conca Eugubina, dialettalmente noi la chiamiamo la Piana, da Branca a Mocaiana, si sono verificate, e spero che siano allarmismi esagerati, comunque una serie di malattie molto gravi, diverse letali, se questo possa avere in qualche modo a che fare anche con la situazione ambientale, industriale che in quell'area c'è. Non è un mistero il ricordare che ci sono attività e ben vengano da questo punto di vista il fatto che c'è lavoro, c'era un po' di ricchezza, comunque attività importanti che un DPCM definisce insalubri. E anche in previsione di ipotesi delle quali anche in quest'Aula se ne è parlato spesso
Io dal mio punto di vista ci sono ritornato, forse fino a farle esprimere il termine litania e fino alla noia, di tutela di una zona che è già messa abbastanza male. L'invito alla fine era quello di insistere perché almeno si possa avere una prima fase, quella conoscenza della raccolta completa di dati su residenzialità, situazione anagrafica, malattie, decorsi, decessi. Non credo che sia un impegno onerosissimo dal punto di vista dei costi. Adesso i medici di base hanno tutti nei loro computer la vita dei loro pazienti. Credo che un input da parte della dirigenza ASL possa essere un elemento di rassicurazione e quantomeno comunque di conoscenza rispetto alla quale in quel territorio si sente con forza l'esigenza. Grazie collega Goracci, prego presidente Marini. Ma limitatamente come invito, io credo che quanto chiesto dal consigliere Goracci sull'opportunità di condurre in maniera approfondita sempre anche studi mirati di carattere epidemiologico per capire connessioni che riguardano le condizioni ambientali, l'insediamento industriale e componenti che possono incidere sulla qualità della salute delle persone, rientrano anche nelle attività ordinarie ed estese su tutta la popolazione. In riferimento all'indagine a suo tempo condotta, così le rispondo anche nel merito, dall'allora Dipartimento di Prevenzione della ASL, che nacque anche su sollecitazione, credo, dell'amministrazione comunale stessa, da lei diretta, e che vide il coinvolgimento dell'allora direttore del registro dei tumori Umbro su anche i dati che erano già disponibili nel sistema sanitario regionale sull'incidenza e la mortalità per gruppi di patologie per le varie ASL dell'Umbria. Tutto il lavoro che fu condotto, questo ovviamente le consegno più dati, diciamo, di relazioni tecniche degli uffici che non di mia conoscenza diretta, e che vennero anche presentati in uno studio, no? In un convegno pubblico fatto proprio a Gubbio nel 2005, il dottor Comba, che era quello coinvolto, aveva messo in evidenza che l'analisi dell'andamento delle patologie, in particolare tumori ed alcune malattie croniche, avevano evidenziato una significatività in eccesso per le patologie tumorali delle prime vie aeree digestive, la cui validità comunque era fortemente condizionata dalla scarsa numerosità dei singoli casi di tumore. Cioè il tema è che era difficile, da tutti i dati in possesso, far emergere che sui principali fattori di rischio per tali patologie erano anche riconducibili più agli stili di vita, per esempio l'abuso di alcol e fumo da tabacco, che non da componenti dirette. Tuttavia il tema ambientale e della relazione tra ambiente e condizioni rilevanti per la salute, l'ARPA stessa, io questo lo voglio sottolineare, l'ARPA stessa ha un sistema di monitoraggio costante che rientra anche nelle finalità delle agenzie, mantiene un sistema di monitoraggio ambientale su anche gruppi di patologie individuati che vengono rimesse nei report periodici del registro tumori Umbri della popolazione e che successivamente, diciamo, a questa fase, se vogliamo chiamare un po' sperimentale, ha sempre più affinato anche negli anni più recenti le capacità di leggere l'andamento dei fenomeni sanitari in determinati territori, in determinate comunità, specie per i comuni più grandi, e da questo approfondimento la validità epidemiologica di tale indagine, anche sulla base di quanto indicato dagli specialisti del settore, cioè Registro dei Tumori e Istituto Superiore di Sanità,
si mostrò a suo tempo debole a causa di numerosi fattori di confondimento, uso le parole tecniche, che si sarebbero inevitabilmente inseriti nell'elaborazione statistica, cioè la difficoltà a definire il peso del rischio attribuibile per un forte fumatore che per esempio abita in un'area a rischio, e quindi l'Istituto Superiore di Sanità dice attenzione, la scarsa numerosità dei casi e la concomitanza di altri fattori rende difficile da un punto di vista statistico elaborare correlazioni su fenomeni tumorali dove le condizioni, gli stili di vita sono fattori condizionanti anche le patologie e così quelli ambientali. Allora, se mi viene chiesto è opportuno che le aziende sanitarie conducano anche un'indagine ancor più mirata dal punto di vista epidemiologico e marcata su un determinato territorio, noi non abbiamo dati oggi statistici dal registro dei tumori che facciano presupporre una stretta connessione per numerosità dei casi, per comportamenti anomali rispetto al dato regionale, per differenziazioni rispetto al dato nazionale, che possano far intendere questo. Però Presidente, la invito a concludere. Ho finito, con l'azienda sanitaria valutare l'interrogazione contiene soprattutto una proposta, valutare la proposta che lei evita. Grazie Presidente, prego collega Goracci. Ma non le sembri sorprendente, sono parzialmente soddisfatto della sua risposta, non soltanto perché si è adeguatamente documentata, ha fatto riferimenti precisi al lavoro che è stato svolto in passato. Il mio parziale sta in questo: sapevamo che indagini epidemiologiche hanno una necessità di numeri importanti per avere una validazione scientifica, e io non sono qui, e con questa iniziativa non ho voluto suscitare allarmismo più del dovuto, però non essendo un professionista del campo non può però sfuggire un dato, che già in quelli da lei richiamati c'erano determinate patologie che erano superiori rispetto alla media, questo veniva riconosciuto, e un elemento del fatto che l'importante è che si sia, come dire, in un'assoluta tranquillità, dopodiché se non c'è connessione tra situazione ambientale e patologie di singoli cittadini, meglio, non per i cittadini evidentemente, perché comunque il dolore e la sofferenza a prescindere da dove arriva. Su questo però un minimo di passo in avanti, e in positivo colgo il fatto che dice comunque ulteriori approfondimenti ben vengano, anche questa era la proposta. Io vorrei ricordare che a volte quando si scoprono le cose è tardi, non è una battuta, ma 20 anni fa, quando a Casale Monferrato magari qualcuno parlava del problema dell'amianto, veniva preso per mezzo pazzo, o comunque l'allarmista o il comeinista. Poi nei decenni successivi si sono verificate. Allora, siccome la prevenzione e lo studio sono un elemento di forza, e che una regione, tra l'altro piccola, storicamente importante da questo punto di vista come la nostra, secondo me se lo fa è un bene per tutti, oltre che per la sua immagine. Grazie collega Goracci. Chiamo l'oggetto numero 214, ritardo nel pagamento del sussidio di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014. Necessità di un intervento straordinario da parte della Regione per l'anticipazione di risorse proprie a sostegno del reddito dei lavoratori beneficiari. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Interroga il collega Stufara, risponde l'assessore Bracco. Prego collega Stufara. Grazie Presidente, ringrazio anticipatamente l'assessore Bracco per la disponibilità a rispondere a questa interrogazione, anche in sostituzione del suo collega Riommi allo sviluppo economico, perché assente.
è anche utile che risponda l'assessore al bilancio rispetto al merito della questione che intendiamo sollevare con questa interrogazione. L'istituto della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, come è noto, è stato oggetto in questi ultimi anni di profondi interventi di modifica dal punto di vista normativo e legislativo, sia in ordine alle condizioni di concessione che alla durata massima dell'intervento del sussidio. A questo si è aggiunto in questi ultimi tempi in maniera particolare un ritardo cronico nello stanziamento delle risorse da parte del Governo nazionale. Il combinato disposto di tutto ciò è una situazione insostenibile per un numero molto significativo di persone, di lavoratori investiti da processi di crisi industriale. Si stimano in 13.000 unità le persone che dovrebbero beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni in deroga nella nostra regione, che sono costrette loro malgrado a vivere questa incertezza. Le modifiche normative nazionali hanno portato anche a provvedimenti della Giunta regionale che ne hanno modificato le regole di concessione, andando a comprimere anche il periodo di copertura che era sempre stato negli anni precedenti di 12 mesi, quindi la copertura per l'intero anno. Per il 2014 è stata portata a 11 mesi e per il 2015 è stata addirittura portata a 5 mesi, e quindi comprimendo molto la possibilità di beneficiare di un sussidio che per quei lavoratori che si trovano investiti nella fabbrica dove operano da processi di crisi diventa l'unica alternativa all'indigenza. Il Consiglio regionale nello scorso luglio aveva approvato un atto politico che chiedeva alla Giunta di comporre insieme alle altre regioni un fronte che si opponesse all'intendimento già preannunciato del Governo di stravolgere i criteri per l'utilizzo della Cassa Integrazione. Nostro malgrado dobbiamo registrare il fatto che il Governo ha ignorato tali indicazioni e che è andato avanti riducendo l'ambito di applicazione della Cassa Integrazione e venendo meno anche all'impegno che aveva solennemente annunciato di garantire la tempestiva copertura finanziaria. Secondo le ultime notizie, per il 2014 sarebbero stati utilizzati 16 milioni e 650 mila euro, ma ne mancano ancora 26 per coprire tutto il fabbisogno 2014. A questo ovviamente si aggiunge il fabbisogno 2015 che non è stato nemmeno preso in considerazione fin oggi. Su questo appunto l'interrogazione si rivolge alla Giunta per conoscere quali iniziative intende intraprendere, avanzando una proposta come altre regioni stanno facendo. Anche l'Umbria, al nostro avviso, dovrebbe svolgere una funzione di anticipazione di quelle risorse per permettere a quei lavoratori di non avere un periodo così lungo di assenza di qualsiasi fonte di reddito, per poi ovviamente reincamerare le risorse nel momento in cui il Governo nazionale le stanzierà e le erogherà alle regioni che poi hanno la responsabilità di gestirle. Grazie. Grazie collega Stufara, prego assessore Bracco. Sì, Presidente, io rispondo in sostituzione del collega Riommi che è momentaneamente assente, quindi la mia risposta, diciamo, sarà rapida, sintetica sui punti essenziali non essendo materia di mia competenza. Comunque voglio ricordare come ha fatto già il vicepresidente Stufara, che la Cassa Integrazione in deroga è stata modificata, riformata, cambiando sia le procedure nei mesi scorsi che i criteri, e che la Regione dell'Umbria si è adeguata ai mutamenti imposti dalla legge nazionale, facendo delle scelte che però avevano una finalità, come quelle che sono state ricordate. La finalità era di poter comunque mantenere la più ampia possibile, la platea dei beneficiari. Quindi quelle contrazioni a cui il collega Stufara faceva riferimento sono state finalizzate a tenere il più ampio possibile, sulla base dei criteri predefiniti, la platea
di coloro che potevano usufruire della cassa integrazione. Ora, per quanto riguarda la nostra regione, fra l'altro, sia la regione che l'INPS hanno proceduto rapidamente. Voi sapete che l'istruttoria si è modificata, quindi adesso l'INPS nei limiti delle risorse disponibili fa sia l'istruttoria che l'erogazione della cassa integrazione. Cioè la regione in rapporto con l'INPS ha fornito tutti gli elementi e l'INPS l'ha fatto, e noi abbiamo potuto utilizzare tutte le risorse disponibili per il 2014 che hanno coperto la cassa integrazione fino al mese di maggio 2014. Ieri, sulla base dell'incontro che c'è stato in conferenza Stato-Regioni fra il Ministro Poletti e le Regioni, proprio nella giornata di ieri, alla quale noi non eravamo rappresentati, ma comunque lo eravamo indirettamente, lo eravamo direttamente perché impegnati nella sessione di bilancio, il Governo ha annunciato che sono state messe a disposizione 500 milioni per coprire l'intera cassa integrazione in deroga dell'anno 2014. E quindi per la quota che verrà messa a disposizione della Regione dell'Umbria, noi siamo in condizioni di dire che l'intero 2014 sarà coperto, no? Cioè con le risorse messe a disposizione. Quindi che l'INPS sarà nella condizione, appena queste risorse saranno erogate, di coprire l'intera posta. Certo, restano, e qui c'è un impegno politico e di intervento, di azione del Governo e dell'Assemblea regionale, restano i problemi per il 2014. Noi, come dicevo, abbiamo coperto l'intero 2014, restano i problemi per il 2015, che devono ancora essere risolti con stanziamenti adeguati da parte del Governo. In questo caso la Regione dell'Umbria è impegnata a sollecitare e insistere sul Governo perché anche nel caso del 2015, no, le risorse necessarie siano messe a disposizione delle regioni e delle singole INPS regionali. Grazie. Grazie Assessore Bracco. Prego collega Stufara per la replica. Grazie Presidente. Io, diciamo, nel rinnovare il ringraziamento all'Assessore per la disponibilità a rispondere, non posso che dichiararmi insoddisfatto. Diciamo, la risposta dell'Assessore, le cose che ha detto sono chiarissime. Il Governo Renzi cambia le regole costringendo migliaia di lavoratori a essere sprovvisti di qualsiasi forma di reddito, sia perché sono state ristrette, diciamo, è stata ristretta la platea dei beneficiari della cassa in deroga, sia perché non ci hanno messo le risorse. La giunta regionale si adegua a questo, anche in questo caso mi verrebbe da dire, e quindi, diciamo, traduce nella disciplina regionale quella restrizione della platea. Il Governo fin qui non stanzia le risorse. Ieri, cioè il 25 marzo del 2015, annuncia la copertura del 2014, meglio tardi che mai. Il punto è che va bene la sollecitazione che la Giunta regionale ha annunciato di voler fare e che ha fatto anche rispetto al 2014 fino ad oggi. Quello che però è il punto che al nostro parere è insopportabile è che non ci si adoperi per anche intervenire in via pur transitoria sostitutiva della mancanza del Governo. Altre regioni stanno anticipando le risorse affinché i lavoratori non rimangano sprovvisti di reddito. Quello che chiediamo, che chiedevamo e che continueremo a chiedere al Governo della Regione Umbria è di fare altrettanto e quindi di, diciamo, trovare nelle maglie di bilancio la possibilità di avere i flussi finanziari, perché non si tratta di una uscita nell'annualità 2015, ma di un'anticipazione di cassa, perché poi quelle risorse ritornano e vengono ristorate dal Governo. Ma se il Governo continua a metterci mesi e mesi per coprire quel fabbisogno, quelle famiglie e quei lavoratori non possono aspettare i loro comodi, e quindi si potrebbe agire in anticipazione, ripeto, come altre regioni stanno facendo. Non mi pare che questo impegno sia venuto, e qui è la ragione della insoddisfazione rispetto alla risposta. Torneremo a chiederlo anche nei prossimi giorni. Grazie collega
Stufara. Chiamo l'oggetto numero 218, doppio incarico conferito dal direttore generale dell'azienda USL numero 2 presso l'ospedale di Foligno. Motivazione del conferimento, intendimenti della giunta regionale riguardo l'opportunità di revisione del compenso annuale previsto per l'incaricato. Interroga il consigliere Monni, risponde al presidente Marini. Prego, collega Monni. Grazie presidente. Il direttore generale dell'AS 2 ha conferito al dottor Santocchia un doppio incarico nell'ospedale di Foligno. Tale dottore dal 2004 ricopre la carica di coordinatore della macroarea sanitaria pubblica del Dipartimento di Prevenzione e dal 2014 ricopre anche l'incarico di direttore sanitario del presidio ospedaliero di Foligno. Preso atto, Presidente, che dal sito dell'ospedale di Foligno, dunque dai dati l'ho presi da lì, il medico percepisce un doppio compenso in questione come dirigente della struttura complessa pari a 125.000 euro, di cui 43.000 euro erotti come stipendio tabellare, 36.000 euro come stipendio di posizione e come 44.000 euro come altro compenso di posizione. Così recita il sito dell'ospedale di Foligno. Ora, a prescindere la, diciamo, inopportunità che il doppio incarico significa essere controllore e controllato o controllato e controllore della stessa persona, ma in un momento così delicato io penso che dare un doppio incarico a un professionista senza stare poi a verificare se ha anche le competenze tecniche e dare anche un compenso per il doppio incarico, ritengo in un momento così difficile della nostra società abbastanza inopportuno. Mi giunge voce che lo stesso professionista fa anche le visite per, diciamo, per medico legali, visto la competenza della specializzazione che ha, e da verificare se anche queste visite sono fatte a titolo, diciamo, gratuito o in, prendendo anche lì del compenso. Dunque chiedo se è possibile che questo avvenga, visto che il compenso, tra altre cose, è del 25%, sempre dai dati che emergono dal sito dell'ospedale di Foligno, il 25% in più superiore ai medici che hanno tali incarichi. Grazie. Grazie collega Monni. Prego presidente Marini. Sì, rispondo facendo non solo chiarezza ma evitando anche confusioni su ruoli e soprattutto su cifre e stipendi. Il dottor Santocchi è direttore della struttura complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e ha diploma di specializzazione in igiene e medicina. Sulla sanità pubblica e di igiene e medicina preventiva sulla tecnica ospedaliera. A seguito della quiescenza del dottor Laureti, che già il dottor Laureti aveva la reggenza della direzione medica del presidio ospedaliero di Foligno, il direttore generale, adempiendo anche a linee di indirizzo che sono oramai comuni sia della Regione sia del Ministero della Salute, anziché procedere ad un nuovo concorso pubblico e all'inserimento di una nuova figura professionale, ha affidato la reggenza già in essere con il dottor Laureti, che era direttore di struttura complessa e reggente del presidio ospedaliero di Foligno. È la norma nei presidi ospedalieri, che non sono le due aziende ospedaliere di Perugia e Terni, dove nell'organizzazione è previsto il direttore sanitario dell'azienda, in tutti i presidi ospedalieri dell'Umbria, dell'emergenza, esiste quasi sempre un direttore di struttura complessa, e credo che è una buona norma che si usi un direttore di struttura complessa e gli si affidi anche la funzione della reggenza del presidio ospedaliero di riferimento. In secondo luogo, sul trattamento economico, non esiste un doppio trattamento economico, è vietato peraltro dalla normativa.
Lei ha parlato di doppio trattamento. Le spiego comunque il trattamento economico. Il trattamento economico che lei indica è quello del luglio 2014. La reggenza è stata acquisita con determina del 6 novembre 2014. Il trattamento del direttore generale è quindi un trattamento di complessivi euro 131.550. Mi deve ascoltare, finisco, poi lei è un esperto giurista e di contratti e farà le sue valutazioni. Dopo il 6 novembre, quando lui acquisisce la direzione del presidio ospedaliero, non è che aumenta alla voce altro, lo stipendio dei direttori di strutture complesse è fatto di tre voci: lo stipendio tabellare, e nella voce cosiddetta altro sono comprese e ricomprese le indennità di esclusività, l'indennità di specificità medica, l'indennità di polizia giudiziaria, l'indennità di RIA, l'indennità di struttura complessa, sono cosiddette voci altro, non discrezionali del direttore generale, ma previste dal contratto di lavoro e dalle funzioni che vengono affidate al direttore. Quindi la voce è corrispondente alle funzioni svolte dal dottore e non c'è nessuna discrezionalità in capo al direttore generale su queste voci stipendiali. Grazie Presidente, scusi, prego collega Monni per la replica. Non, lo so che lo stipendio è uno, non ho detto che c'è un doppio stipendio. Innanzitutto non ho esperienze giuridiche, ma penso che neanche lei Presidente ce l'ha, perché se non sbaglio è laureata in scienze politiche, dunque le battute se le può risparmiare. Sta di fatto che ha sicuramente ha nominato dei direttori generali che, come a Perugia, l'ho già ripetuto l'altra volta, hanno fatto perdere l'ex sindaco Boccali. Lei continui a difendere questi direttori generali e io sono certo che a maggio, giorno dopo, il primo giugno, si sveglierà male. Lei continua a difendere, non prendere mai come dire, un'analisi asettica di chi a lei ha nominato, e poi tutto sommato ci fa anche un piacere, voglio dire, così almeno la vittoria è anche più facile. Sta di fatto che sta di fatto, dottor Chiacchieroni, infermiere Chiacchieroni, stia tranquillo, sta di fatto che i dati che io ho preso dal sito erano 125.000 euro, lei mi dice che prende 131.000 euro, dunque complimenti ancora. Sta di fatto che c'è sicuramente un'incompatibilità, perché i due incarichi, Presidente se mi può seguire, ma non gliene frega niente, pazienza. I due incarichi, ripeto, sono da una parte la stessa persona, fa il controllore e il controllato, dunque io penso che sia una cosa vergognosa, e non è vero che su tutti i presidi di pronto soccorso questo si è verificato. Faccia una verifica, grazie. Oh, e poi, grazie collega Monni. Scusa, anche il minimo di rispetto istituzionale, la risposta la Presidente salza e va a parlare, a prendere indicazioni dal recepiamo, recepiamo questa vedo Presidenza, che, questa, collega Monni, questa Presidenza recepisce e farà sicuramente una reprimenda, la prego. Che è più importante, ecco, parlare con i dirigenti che il rispetto istituzionale mentre io rispondo all'istanza, grazie. La prego, chiamo l'ultimo question time. L'ultimo in tutti i sensi, perché è l'ultimo della legislatura, collega Monacelli, lei avrà l'onore di farlo. Quindi è l'oggetto numero 215, eventuale attivazione da parte della Regione Umbria del programma di dispensazione delle nuove terapie contro l'epatite C. Collega Monni, la prego. Modalità relative alla fruibilità delle terapie medesime sul territorio regionale. Interroga la collega Monacelli, risponde sempre la Presidente Marini. Prego. Collega Monacelli. Grazie Presidente per la sua cortesia. Io potrei dirle me la canto e me la suono, visto che comunque potrebbe essere l'ultima question time. E quindi ancora voglio parlare di sanità, uno degli argomenti che più hanno, come dire, suscitato interesse da parte della sottoscritta, attenzione ma non soltanto personale. Per parlare di epatiti virali che costituiscono una vera e propria emergenza, Presidente, sanitaria, il nostro paese in Europa occidentale è quello col più alto tasso di epatite C e di tumore al fegato correlato. Dati Istat del 2008 confermano che ci sono più di 20.000 decessi all'anno in Italia a causa di epatite cronica, cirrosi, tumore del fegato.
Attualmente per combattere l'epatite C è disponibile un nuovo trattamento, il Sofosbuvir, che è stato approvato in Italia nei mesi scorsi, che aumenta la possibilità di successo terapeutico fino all'80%. La Regione dell'Umbria ha stabilito i criteri per l'individuazione dei centri per l'erogazione della nuova terapia, però il 4 febbraio 2015 è scaduto il termine per la definizione delle procedure amministrative necessarie all'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali del nuovo farmaco, per la cui spesa è stato istituito nella legge di stabilità 2015 un apposito fondo con 1 miliardo di euro nel biennio 2015-2016. L'AIFA ha reso noto che la Regione dell'Umbria non avrebbe attivato il programma di dispensazione del farmaco. A questo proposito il Ministro della Salute ha dato incarico ai NAS di compiere accertamenti presso i competenti uffici della Regione per verificare lo stato d'attuazione della dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale del nuovo farmaco per la cura dell'epatite C. E per cui, siccome risulta il farmaco in questione un salvavita e ogni ritardo può causare la perdita di vite umane, Presidente, volevo sapere se la Regione ha attivato e in quale maniera il programma di dispensazione del farmaco in oggetto contro l'epatite C e ovviamente anche capire le modalità per la fruibilità delle nuove terapie sul territorio regionale. Grazie. Grazie, collega Monacelli. Prego, Presidente Marini. Sì. In merito alla risposta credo che sia necessario fornire tre informazioni. Una, che le regioni, anzi, hanno fatto una battaglia politica a che ci fossero le risorse finanziarie nazionali per consentire l'uso dei farmaci innovativi per l'epatite C che non erano inseriti. L'AIFA solo nel dicembre del 2014, vorrei ricordarlo, dicembre 2014, è stato autorizzato in Italia il primo farmaco di una lunga serie di farmaci di ultima generazione che ha azione antivirale diretta sul virus dell'epatite C. La Regione Umbria ha attivato subito il programma di dispensazione del farmaco, adempiendo a tutti gli obblighi previsti. Le do anche le date. Centri prescrittori, determina del 17/12/2014, le voglio dire che il farmaco è stato introdotto nel dicembre 2014. Elenco terapeutico ospedaliero regionale, inserimento del farmaco, determina dirigenziale del 17/12/2014. Referenti dei centri prescrittori e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie, 10 dicembre e 22 dicembre. In Umbria i pazienti in carico ai centri prescrittori da avviare a trattamento con i nuovi farmaci individuati in base ai criteri AIFA risultano essere oltre 300 e il numero sta aumentando per i nuovi casi che stanno affluendo agli stessi centri specialistici. Vorrei ricordare che il Ministro Lorenzin ha disposto i controlli di verifica in tutte le regioni d'Italia e non in Umbria. I NAS hanno fatto tutte le verifiche ed hanno provveduto e la Regione Umbria è risultata adempiente a tutti gli obblighi che sono previsti. Inoltre, si è provveduto, dopo le decisioni di febbraio 2015 dell'AIFA, si è provveduto a formalizzare l'inserimento nel prontuario terapeutico regionale e abbiamo svolto anche una riunione con tutti i tecnici il 9 marzo. Il costo di ogni trattamento va da 40.000 a 60.000 euro. È bene anche che diamo i dati, così facciamo rapidamente un conto sui 300 immediatamente da trattare. Il tema aperto tra governo e regioni è che il governo ha messo in finanziaria non solo la cifra, che è 1 miliardo per 2 anni, ma ha detto che saranno versate le somme in favore delle regioni in proporzione alle spese sostenute secondo le modalità di un apposito decreto. Il decreto da parte del Ministero e del Governo non è stato ancora emanato. Al momento la spesa quindi è interamente a carico delle regioni,
che non stanno attingendo in nessun modo al Fondo nazionale. E tuttavia la Regione Umbria sta assicurando l'accesso ai farmaci con le risorse proprie, pur dovendo adempiere con quelle risorse agli altri livelli essenziali di assistenza. Noi stimiamo di dover trattare nei prossimi 3 mesi almeno 74 pazienti, fermo restando che questo numero sarà notevolmente incrementato anche con le risorse finanziarie disponibili. Non è un caso che il presidente Chiamparino, a nome delle regioni italiane, ha chiesto un incontro urgente al ministro per trovare soluzioni condivise, visto le difficoltà che le regioni italiane registrano a garantire la copertura finanziaria in modo da garantire un accesso uniforme sul territorio nazionale alle nuove terapie che non è per il momento assicurato in maniera uniforme. La Regione Umbria sta però provvedendo, come ha sempre fatto, facendosi carico dei beni dei pazienti e del bene dei pazienti secondo le regole ovviamente che ci sono assegnate dal Governo nazionale. Grazie Presidente Marini. Prego collega Monacelli per la replica. Sì, parzialmente soddisfatta Presidente, perché è evidente che le risorse sono insufficienti rispetto alla problematica in oggetto, ma la questione che io ponevo non riguardava soltanto il che cosa si sta facendo, ma anche il come si sta facendo, perché visto che le risorse non saranno sufficienti per garantire tutti i malati, tutti coloro che sono affetti da epatite C, bisognerà individuare un prontuario, delle modalità che siano uniche di accesso, altrimenti la discrezionalità dei medici di stabilire quale paziente salvare e quale condannare risulta del tutto evidente. È in questo che io assegnavo alla Regione questo ruolo guida nel volere in qualche maniera accelerare ed anticipare anche procedure che a livello nazionale potrebbero essere rimaste al palo. Per cui prendo atto delle sue considerazioni, però credo che un'accelerata sia assolutamente necessaria. Grazie. Grazie collega Monacelli, termina qui la sessione di Question Time, il Consiglio prosegue in seduta ordinaria, quindi sospendo l'aula per 5 minuti.